Ciao Fit Girls, questo è il primo vlog del 2018. Spero che abbiate passato delle buone feste e come iniziare al meglio l'anno se non con 5 consigli detox. Un primo consiglio è quello di bere. Bere aiuta a eliminare le tossine. Io quando sono in giro mi porto, se è inverno, una bottiglia thermos con dentro una tisana, che può essere depurativa, drenante oppure al finocchio, e me la bevo durante la giornata. Oppure, se invece è estate, mi porto dell'acqua con dentro della frutta in infusione. Ne ho parlato già in alcuni vlog, ve li lascio qui sotto nell'info box. Se invece sono a casa, mi prendo un bicchiere con una cannuccia, perché questo, mi dà la sensazione di non gonfiarmi la pancia e quindi bere dalla cannuccia mi fa entrare meno aria. La prima cosa che faccio alla mattina per depurare il fisico dalle tossine della notte è aggiungere a un bicchiere d'acqua tiepida del succo di limone. Lo bevo però con la cannuccia perché il limone sensibilizza moltissimo i denti. A volte mi piace aggiungere anche un cucchiaino di aceto di mele, perché anche quello aiuta a depurare il fisico. La ragione importante per cui è fondamentale bere acqua perché il nostro corpo è formato dalla maggior parte di acqua e se noi non gli diamo l'acqua non riuscirà a spellere le tossine. A volte infatti noto che se non bevo abbastanza durante il giorno la mia pelle è poco luminosa, ho poca energia, mi viene mal di testa e quindi penso quando mi viene mal di testa se ho bevuto abbastanza durante il giorno. E a volte la risposta è no, non ho bevuto abbastanza. E il mal di testa, infatti, è il primo segno della disidratazione. O anche quando avete sete, in realtà il segnale di sete, a meno che non abbiate mangiato qualcosa di salato, è un sintomo della disidratazione. Quindi in genere non bisogna aspettare il segnale della sete, ma bisogna già bere prima. Secondo consiglio detox è quello di mangiare verdura. Abitualmente riempio il mio frigo con della verdura. Avete visto nei miei vlog cosa mangio, che verdure mangio, vi lascio comunque qui sotto nell'info box il link. D'inverno preferisco mangiare delle verdure cotte a quelle crude, però siccome è importante comunque mangiare della verdura cruda perché nella verdura cruda ci sono molte più vitamine rispetto a quella cotta, perché con la cottura se ne perdono un po', allora mi preparo dei succhi con l'estrattore. L'estrattore lo preferisco molto di più alla centrifuga perché nel succo fatto con l'estrattore rimangono tutte le vitamine, tutte le fibre rispetto a quello con la centrifuga. Vi lascio comunque qui sotto nell'info box un link perché avevo fatto proprio un video in cui ho messo a confronto sia l'estrattore che la centrifuga e vedrete voi stessi che la differenza cambia e di molto. Se non siete soliti a mangiarvi verdura, vi consiglio di farvi dei succhi perché così non sentirete neanche il peso di dover, oddio, devo mangiare la verdura. E soprattutto verdura a foglia verde perché sono ricche di antiossidanti e aiutano a mantenere il nostro corpo giovane. Terzo consiglio detox sono le fibre. Fate il pieno di fibre perché questo vi permetterà di avere un intestino regolare e più il vostro intestino sarà regolare e più riuscirete a eliminare le tossine. Io ad esempio nel succo verde che mi preparo la mattina metto un cucchiaio di semi di lino macinati oppure un cucchiaio di semi di chia che sono ricchi di fibra. I semi di chia sono fantastici anche per chi è intollerante all'uovo perché possono sostituire le uova, ad esempio nelle preparazioni dei dolci. Il quarto consiglio detox è allenamento. Non solo con l'allenamento riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi, che sia dimagrire, tonificare, rassodare, eccetera, ma anche riuscirete a eliminare le tossine, perché con il sudore si eliminano le tossine e soprattutto si aiuta anche a migliorare la circolazione, quindi il sangue continuerà a ossigenarsi e ripulirsi, eliminando le tossine. Quindi cercate di fare un po' di allenamenti diversi di tutte le categorie. Vi ricordo che le categorie sono tone, burn, fit stretch, fusion e gag. Cercate di, durante la settimana, di variarle. Ed è importantissimo che prima fate il warm up, allenamento, potete aggiungere dei mini workout bonus e dello stretching. Comunque variate, comunque muovetevi, allenatevi anche durante il giorno. Cercate di avere uno stile di vita attivo, quindi è vero che se lavorate magari in ufficio state tante ore sedute alla scrivania, però cercate di muovervi il più possibile. Prendete le scale invece dell'ascensore.
camminate invece di prendere la macchina. Comunque cercate di essere attive e muovervi. Il quinto consiglio detox è quello di eliminare i cibi cattivi. Non parlo solamente di junk food, ma parlo anche di certi cibi che magari vi causano gonfiore. Magari siete più sensibili a determinati cibi rispetto che ad altri. Cercate di tenere un diario alimentare dove segnarvi ogni volta che magari vi sentite un po' più appesantite e un po' più gonfie, i cibi che avete mangiato, in modo tale eventualmente da eliminarli per una settimana e poi reintrodurli, fare una sorta di dieta rotazione, anche perché magari certi cibi sono sani, naturali, ma non è detto che quello che va bene per me vada bene anche per voi e viceversa, perché comunque ognuno di noi è un individuo a sé e ognuno di noi ha un corpo diverso, quindi è importante veramente capire quello che va bene nell'individuo e soprattutto certi cibi possono anche migliorare la nostra energia. Quindi cerchiamo di capire bene come alimentarci, soprattutto ad esempio lo zucchero, si sa che bisogna eliminarlo. Tenendo un diario alimentare riuscirete sicuramente a capire questo. A proposito di cibi da eliminare, io attualmente sto leggendo un libro di Sarah Wilson che si intitola I Quit Sugar e parla di come lei è riuscita a eliminare lo zucchero dalla sua alimentazione. Non parlo solamente di zucchero, quello che si mette nel caffè piuttosto che nel tè, ma di tutti quegli alimenti che ne contengono, perché nella nostra società ci sono tantissimi alimenti che contengono zucchero. Nonostante io stia sempre attenta a quello che mangio, sono ossessionata dall'etichetta, quindi leggo sempre gli ingredienti, guardo sempre quello che ogni alimento contiene, mi rendo conto che anche io nel mio piccolo non sono proprio totalmente riuscita a eliminare lo zucchero dalla mia alimentazione. Quindi, quando finirò questo suo libro, ho deciso di iniziare a seguire il suo programma. Eventualmente, se vi interessa, potrò fare dei vlog a riguardo. Vi lascio il link del libro nell'info box se volete magari saperne di più. Ragazze, spero che questo vlog vi possa essere utile. Nell'info box vi lascio tutti i link utili, ricordate di guardarlo. Iscrivetevi al canale, ricordatevi di attivare le notifiche attraverso la campanella e noi ci vediamo nei prossimi vlog o workout. Ciao!